Vai, Enzo. Allora, vabbè, vittoria contro il Crotone, bella vittoria, vittoria importante. Adesso arriva questa trasferta che diventa complicata per tutto ciò che è successo, per le squalifiche. Dimmi un po' con che spirito vi approcciate a questa trasferta. Ma sicuramente la vittoria col Crotone è stata una bella vittoria, ma va archiviata subito. Dobbiamo essere concentrati nell'affrontare la prossima partita, che sarà dura sia per le squalifiche che abbiamo, ma anche perché incontriamo una squadra che ha mantenuto la stessa ossatura dello scorso anno. Lo stesso allenatore dello scorso anno sta facendo un ottimo percorso in campionato, ha degli ottimi giocatori, e quindi giocare contro di loro non sarà semplice. Alessio, grande prestazione la tua da subentrato, non era la prima volta, grande il gol. Che cosa hai provato quando la palla è entrata? A sentire pure tutto il boato dello stadio, e poi se ci spieghi anche l'esultanza che avevi già fatto contro il Potenza dell'apnea, insomma. No, allora, è stata un'emozione molto, molto bella, molto forte, perché ho sentito quasi una liberazione, sia per me che per tutti quelli che stavano guardando la partita. Per quanto riguarda l'esultanza, è un gesto che la mia ragazza faceva quando era piccola, metteva un dito in bocca e la mano sull'orecchio, e quindi da un po' che faccio questa esultanza qui. Sì, 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 sì. A Foggia ero il capitano, ero un riferimento anche per i miei compagni di squadra. Qui ho trovato comunque un gran gruppo che mi ha accolto subito dall'inizio molto bene. E per quanto riguarda il discorso del giocare di meno, sì, è vero, non ho avuto continuità nel partire da titolare, però l'obiettivo mio è quello sempre di cercare di determinare ogni volta che scendo in campo per il bene della squadra, e quindi per portare punti per l'obiettivo comune. Senti Alessio, io ho fatto questa domanda al mister qualche settimana fa, forse neanche un mese fa. Gli ho chiesto sostanzialmente, insomma, se questa squadra può giocare anche con i tre davanti, no? Tu attualmente, diciamo, stai subentrando, ma chiaramente meriteresti di giocare sempre titolare per le tue grandi qualità. Domenica probabilmente giocherai per le ragioni che sappiamo, però dovesse il mister trovare più spazio per te dall'inizio, credi che questa squadra possa giocare a tre avanti? Peraltro tu sei abituato a giocare in questo modo, perché questo faceva. Ma io, questa è una domanda che devi girare a lui. Io penso che comunque noi davanti siamo tutti ottimi giocatori che possono giocare tra di loro, perché abbiamo tutti caratteristiche diverse tra di noi. Quindi poi sarà il mister bravo, in base alle partite, in base al momento della squadra, a capire come metterci in campo. Senti, sbagliamo a dire che proprio il fatto che come entrate voi dalla panchina, insomma, è forse il segreto vero di questa squadra, il fatto che appunto esista un gruppo che è molto molto coeso e che appunto poi quasi non fa differenza entrare dal primo o entrare a partita in corso. Diciamo che quando chiunque subentra dalla panchina comunque riesce a dare un'impronta importante al suo gioco e al gioco della squadra, quindi a cambiare anche e a ravvivare quello che c'è già in campo. Quindi non è facile, perché mantenere la concentrazione e l'attenzione da esterni alla partita è la cosa più difficile che si possa fare, però siamo bravi tutti a subentrare, chi gioca dall'inizio e chi subentra dopo, a dare ognuno il proprio contributo. Tornando al derby. Tornando al derby, si sono affrontate due squadre forti sul piano individuale.
differenza l'ha fatta anche, la differenza c'è stata un po' su tutti i livelli, però dal punto di vista del gioco il Catanzaro è stato nettamente superiore, continuare a esprimervi e a trovarvi a memoria, ma secondo te quanto può ancora crescere e dove da questo punto di vista il Catanzaro? Io credo che sì, ci sia stata grossa differenza tra le due squadre, ma anche perché penso che le intenzioni siano completamente diverse, nel senso c'è chi esprime il calcio in una maniera, chi lo esprime in un'altra. Noi cerchiamo di giocare palla a terra, di esprimere un calcio propositivo, e penso che i margini di miglioramento siano molto alti, perché comunque per quanto giochiamo bene, difficilmente si vede in Serie C una squadra che gioca così, bisogna essere secondo me più continui all'interno della partita, portarlo dall'inizio alla fine, perché si può fare, perché le qualità ci sono, è solo una questione di lavoro e attenzione mentale e concentrazione mantenuta dal primo al novantesimo. Senti, numeri impressionanti in questo inizio di campionato del Catanzaro, siete partiti già nel lotto delle favorite, adesso sembrate la squadra oggettivamente più attrezzata, la squadra favorita, vi sentite tali e quanta consapevolezza avete di essere realmente molto forti? Allora, noi la consapevolezza ci sta avvenendo man mano sicuramente, perché comunque i risultati parlano chiaro e anche i vari numeri a nostro favore, però è anche vero che se guardiamo la classifica, per quanto il nostro cammino sia un grande cammino, le altre sono lì, cioè noi abbiamo il Pescara a 3 punti, quindi significa che è il Crotone che è subito sotto, quindi diciamo che per quanto il cammino sia positivo, comunque c'è da rimanere sempre concentrati sul pezzo, perché siamo solo all'inizio. Mi sembra che Avellino, hai sostituito Sunas, hai fatto la mezzala destra trequartista, ti chiedo se l'avevi fatto altre volte in carriera e poi come ti trovi anche in quel ruolo, cioè non solo la seconda punta. Allora, io nasco e sono un trequartista, quindi giocare da trequartista è dove diciamo riesco a esprimermi meglio, mezzala è già diverso, quindi non mi trovo male nel fare il trequartista, ovvio trequartista con 2 punte è una cosa, mezzala è leggermente diverso. No, nel senso intendevo anche le consegne un po' più difensive, perché poi Sunas è uno che si sfianca anche in fase di contenimento. In quella fase della partita magari cercavate di fare altro. No, vabbè, ma per quanto riguarda il discorso difensivo, poi mi metto a disposizione di quello che serve, quindi non sono uno che rimane lì fermo e non no, rientro, cerco di dare una mano. Quando l'ho fatto, il trequartista, ho giocato in questa maniera qui. Senti, domenica scenderai in campo sicuramente in coppia con Ciancio a questo punto. Avete provato già? Ma guarda, abbiamo iniziato ieri a fare allenamento, poi ieri sera è arrivata questa notizia, quindi non abbiamo ancora provato nulla, però sicuramente saremo pronti a questa partita. Senti Alessio, tu l'anno scorso hai fatto i playoff con il Foggia, l'anno scorso complessivamente, almeno per quanto riguarda le prime posizioni, il vertice è stato un campionato complessivamente livellato, equilibrato, vinto poi dal Bari che aveva preso un buon vantaggio. Te l'aspettavi quest'anno un campionato, diciamo la verità, più scadente, più scarso? Perché a parte le prime tre, Catanzaro, Crotone e Pescara, vedo che c'è ben poco. No, non mi aspettavo fosse diciamo così diviso, anche se è vero che magari per esempio l'Avellino e il Foggia sono partiti male, però noi siamo ancora alla 12ª giornata, cioè il campionato è lungo e quindi io sono sicuro che anche queste altre due squadre risaliranno, perché hanno il potenziale per farlo.